Sono tutte giovanissime, vengono da paesi diversi, ma soprattutto Africa ed Europa dell'Est. Nel segno del calvario di queste donne, vittime della tratta e della prostituzione, per pregare per loro l'associazione della comunità, Papa Giovanni XXIII, in collaborazione con la Diocesi di Roma, lo scorso venerdì 26 febbraio, in occasione della Quaresima, ha organizzato una Via Crucis vivente straordinaria per le strade di Roma. Giovani, anziani e tante famiglie. Il Calvario di Cristo è stato simbolicamente ripercorso lungo le vie del centro, illuminate da migliaia di fiaccole, attraverso 7 tappe. Tante persone si sono unite per realizzare qualcosa di straordinario, una rievocazione storica che però si unisce ha una realtà odierna, quella del mondo della tratta degli esseri umani, della prostituzione schiavizzata che vede oltre 120.000 donne sulle strade in Italia, merce di uomini senza scrupoli pervertiti che danno motivo agli schiavisti di aumentare questo fenomeno. La domanda, il cliente è il grande problema perché permette questa terribile schiavitù. La comunità Papa Giovanni XXIII, fondata dal servo di Dio, Don Oreste Benzi, è impegnata a fianco delle vittime della prostituzione da 25 anni e ha liberato più di 7.000 donne da questa moderna forma di schiavitù. Ho 27 anni. Poi andrò a... Da dove vieni? Io vengo dalla Romania. Da quanto tempo sei? Io sono in Italia quasi di 6 anni, sono venuta nel 2005 e queste persone mi hanno portato in Italia per fare lavoro per loro. Ho detto che ti hanno trovato un lavoro molto particolare, invece non era vero. Sono stata a fare la prostituzione in strada. Perché con queste cose io sono stata in schiavitù, sono stata picchiata, io sono stata violottata. Mi hanno fatto per forza questa prostituzione in strada, mi hanno fatto per forza. Perché al fine che lo facevo per forza, mi ha detto che mi uccide se non faccio lavoro per loro. Io sono stata obbligata perché questo lavoro non mi piace di strada, non mi piace. Io stavo in da storia con casa famiglia. Ti trovi bene? Sì, non sei in Haiti. La casa famiglia di cosa? Di quale comunità? Di comunità di Papa Giovanni XXIII. Cosa fa la comunità Papa Giovanni XXIII? La comunità Papa Giovanni esce in strada con 18 unità di strada in tutta Italia ed esce tutte le settimane. Io vengo dal Piemonte e ho iniziato a fare unità di strada 4 anni e mezzo fa in Piemonte e da 1 anno e mezzo vivo in Abruzzo, dove è stata aperta una capanna di Betlemme, che è una capanna di prima accoglienza, e ho iniziato a fare unità di strada anche in Abruzzo. Quindi tutti i venerdì sera io con altri ragazzi e di solito sempre un sacerdote andiamo ad incontrare le ragazze che si prostituiscono vicino a noi nella nostra zona. Si parla tanto del rispetto, dell'emancipazione della donna, ma cosa ne abbiamo fatto di queste donne? Dove le abbiamo rilegate? Dove le abbiamo messe? Sui cigli delle strade. E questa veramente è una grande vergogna che non possiamo più tollerare. Ma prima di tutto noi donne dobbiamo avere il coraggio di dire basta schiave, basta, ecco, l'umiliazione di queste persone. Diamo a ciascuna persona la possibilità di vivere in dignità. Il momento più toccante della Via Crucis è sul sagrato della Chiesa Nuova, con una particolarità: è una donna a rappresentare Gesù agonizzante sulla croce.